Ed eccoci alla famosissima cascata dei Papalini. La cascata dei Papalini sembra che sia stata scoperta ieri, ma noi che siamo nati e viviamo in queste zone la conosciamo da sempre. Oggi volevo spiegarvi come fare per arrivare alla cascata dei Papalini con una trentina di minuti, con una procedura molto semplice. Molti altri la pubblicizzano, oh, andiamo a cascata i Papalini, questo, stato creato, farò una camminata di 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore. Allora, cosa fate? Voi arrivate fino a Marana, che è una frazione del comune di Crespadoro. Dal comune da Marana proseguite verso l'albergo ristorante Campana. Dall'albergo ristorante Campana, che è quello dirimpetto all'osservatorio astronomico, andate via diritti. Andando via diritti, a un certo punto troverete sulla vostra sinistra troverete Contrada Cortesani. Sembra che non ci sia nessun parcheggio, invece non è vero. Entrate in Contrada Cortesani, come vedete dal filmato, proseguite per la stradina che passa in mezzo a tutta quanta la contrada e arriverete ad un parcheggio molto ampio e pubblico. Vi potete parcheggiare tranquillamente la vostra auto. Se andate un po' più avanti, anche nel parcheggio, troverete la famosa Fontana della Vita, che del 1600-1700 Marana una volta era famosissima, per chi non lo sapesse, arrivavano villeggianti anche da Venezia. Comunque, e una volta direte, ma ora come faccio? Beh, tornate indietro a piedi, arrivate fino davanti alla chiesetta, arrivate davanti alla chiesetta e girate a sinistra. Girando a sinistra, imboccherete una carreggia. Scendete tranquillamente per la carreggia. A un certo punto state attenti perché nella carreggia vi sarà una biforcazione, un sentiero che gira a destra. Non prendetelo, andate sempre dritti. Ecco, qui una volta andando dritti, troverete sulla sinistra anche dei vecchi ripari per gli attrezzi agricoli e così via. E state attenti che a un certo punto troverete sulla vostra destra un sentierino, non è facilmente visibile e non è segnato in nessuna mappa. Attenzione, prendetelo. Qui vi raccomando di prestare attenzione perché potrebbe sfuggirvi. Se continuate a percorrere la legge andrete a finire in altro campo. Eccolo qui. Proseguite per questo sentierino. Una volta che avete proseguito per questo sentierino, arriverete anche a vedere una vecchia fabbrica della cace per soddisfare i bisogni della gente del luogo e così via. Tutte cose interessanti. Una volta l'altra va al campo. A un frammento di vita, stiamo parlando del 1700, era un frammento di vita. E infatti vi sono anche devo dire che la gente stava bene, lavoravano, eccetera. Infatti anche nel lungo sentiero vedrete che è tutto quanto terrazzato. A quei tempi ci tenevano molto, lavoravano la terra. Comunque, vabbè. Proseguite così verso il sentiero. Quando arrivate in fondo, mi raccomando, quando arrivate in fondo al sentiero che volete di prendere, girate sulla destra, tenete sempre la vostra destra. Proseguite sulla vostra destra, ecco, non andate, se andate avanti, come state vedendo dal filmato, se andate avanti per questo sentierino e farete quel piccolo ponticello in pietra, andate a finire a Contrada Cortesani, scusate, a Contrada Papalini. Se vi interesserà a Contrada Papalini, andate tranquillamente sentiero immerso nella natura. Voi proseguite, tenete la vostra destra e io batter d'occhio, come vi ho detto, una trentina di minuti senza correre, arriverete alla famosa cascata dei Papalini, uno spettacolo della natura. Eccolo qui. Come potete vedere dal filmatino ci stiamo arrivando. Famoso la cascata di Papalini anche perché ci potrete
passare per sotto, per dentro, come se notate, vedete anche lì una specie di grotta dentro alla cascata, poi vedete che ha dei filmatini che potrete andarci dentro, e come raccomando, prestare attenzione perché naturalmente il terreno è umido e bagnato, quindi immaginate che voi siete in bel mezzo di un bosco compatto di una cascata meravigliosa. Ecco qui per dirvi, si va su per sentierino per entrare passare sotto alla cascata. Se non ci siete mai stati, andateci perché veramente è uno spettacolo, buon divertimento.